Buongiorno a TG1, sono le 13.24, edizione straordinaria, notizia veramente di pochi secondi fa, è morto Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, senatore a vita, è morto. È spento stamane nella sua abitazione romana all'età di 94 anni Giulio Andreotti. Mi hanno appena comunicato dalla regia che Giulio Andreotti è morto. Presidente del Consiglio per 7 volte, ripetutamente ministro dell'Interno, degli Esteri e della Difesa, Giulio Andreotti conosceva tutti i segreti e i misteri della storia della Repubblica Italiana. Lui si è detto di tutto. Basti pensare a Montanelli che dei suoi risultati elettorali personali scrisse: in chiesa De Gasperi parlava con Dio e Andreotti con il prete in sacrestia. Sentono di tutti i colori. Si va da Giancarlo Caselli che dice semplicemente: ebbe rapporti con la mafia, punto, fino al 1980, a chi naturalmente loda il grande statista, l'uomo che fece l'Italia, eccetera eccetera. Una deputata dei 5 Stelle, una tale Sarti, scrive con semplicemente questa cosa: condannato prescritto per mafia, con mafia in grassetto. E mi credo che ha fatto tanto da un punto di vista politico per la nostra Italia, e quindi credo che debba essere ricordato con affetto da tutti. Ha fatto parte del collegio di difesa di Giulio Andreotti dalle accuse di associazione mafiosa. Parliamo di Giulia, buongiorno, l'abbiamo intervistata pochissimo fa, ve la facciamo sentire. Le possiamo chiedere da chi ha saputo la notizia? No, io credo che non sia tanto in questo momento importante stabilire il momento, come eccetera. Credo che l'unica cosa in questo momento da dire, almeno che mi sento da dire, è che è morta una persona, io non mi sento di dire una delle migliori persone, è proprio una persona unica, non rara, soltanto questo. È vi dico solo chi lo ha conosciuto profondamente sa quanto valeva questo uomo. Solo questo vi voglio dire. Ora scriveranno, diranno di tutto, eccetera. Chi lo conosceva ne sentirà un'immensa mancanza. Immensa. Stalked by allegations of corruption and mafia links, and was sometimes referred to by newspapers as the Godfather. He was sentenced to 24 years in prison for ordering the murder of an investigative journalist, but was later acquitted. Penso all'Italia, vero? Grandissimo personaggio. Grande uomo. Oggi alla famiglia il nostro cordoglio e chiedo all'Assemblea di dedicare un minuto di raccoglimento. Grazie. Per favore, io chiedo rispetto. Chiedo rispetto a questo minuto di raccoglimento. Quando arrivò la notizia del rapimento di Aldo Moro, lei era insieme al presidente? Io ero la prima legislatura, ma corsi subito a Palazzo Chigi e vidi sul volto di Andreotti un pallore veramente drammatico. E in quel momento io capii, nonostante fossi appunto la prima legislatura,
di quanto difficile fosse guidare un paese attanagliato dalla crisi economica dell'epoca, dalla crisi drammatica del brigatismo rosso e dalla difficoltà di coagulare una maggioranza parlamentare. Moro dice, rivolgendosi ad Andreotti, si può essere grigi ma buoni, si può essere grigi ma onesti, si può essere grigi ma ferventi d'animo. A lei, onorevole Andreotti, manca questo fervore d'animo. Lei potrà durare un po' di più, ma non lascerà tracce nella storia. Mica tanto vero poi alla fine, no? Però certo. Era il 1993 quando la Procura di Palermo accusò il senatore Giulio Andreotti di associazione mafiosa. Per i magistrati siciliani Andreotti era inserito a pieno titolo nella struttura di Cosa Nostra. Soddisfatta di essere arrivato vivo a questa conclusione, i miei due processi. Da segnalare che se anche l'imputato, come è successo, ricorre in Cassazione, vuol dire che la sentenza oggetto di ricorso non è assolutamente di assoluzione, come invece si dice frequentemente. No, scusi un attimo, ma è vero secondo lei che fino al 1980 le sentenze dicono questo, che aveva rapporti con la mafia fino al 1980? Ma le sentenze dicono, ma chiunque può aver avuto rapporti con la mafia, che vuol dire rapporti con la mafia? Aveva il partito, la Democrazia Cristiana, in Sicilia, eccetera, ma è chiaro, ma tutti allora ce l'hanno avuto rapporti con la mafia, sempre si intende conoscere persone o il famoso bacio di Rina, no? Hanno inventato pure quello. Che vuol dire? Tutti i politici hanno avuto, credo, ma se poi con la mafia, con chi? Con personaggi magari osannati prima, sì, e venerati e rispettati, poi si scopre che sono mafiosi, c'è la mafia. Le prime pagine dedicate a Giulio Andreotti. Daniele Battista con Valentina Antonelli saranno celebrati oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini a Roma i funerali di Giulio Andreotti, morto ieri a 94 anni. Le esequie come... vedere la foto di Ambrosolide, ce l'abbiamo, che oggi ha abbandonato il consiglio regionale in Lombardia, quando è stato il minuto di silenzio per Andreotti, anche per dire quanto è spaccato e ferito questo paese. Cioè, il gesto di Ambrosoli io non lo condivido per nulla. Vorrei vedere se lei avesse avuto un padre ammazzato in quel contesto, con la complicità. Cacciari, su questo Cacciari, sentiamo un attimo Cacciari. Cacciari. Ma è evidente che Ambrosoli se ne va. Ma vogliamo scherzare? Ma che ragionamenti sono? Ma conosce la signora, la storia bene italiana di quegli anni? Certo. Ne ha una vaga idea. Ci sono anche dei libri di storia, sa, si informi. Secondo lei, perché Ambrosoli è stato ucciso? Questo è molto difficile. Io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici. Certo, era una persona che... in termini romanesco direi se l'andava cercando. Oggi pomeriggio i funerali in forma privata per sua decisione. Alle 17 i funerali in forma privata nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini. La Camera dedica un minuto di raccoglimento a Giulio Andreotti. È per ora l'unico tributo pubblico per la morte del 7 volte Presidente del Consiglio, che ha voluto esequi in forma privata nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, a due passi dalla sua abitazione a Roma. E quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere. Sta cominciando proprio in questo momento il funerale di Giulio Andreotti, come avete detto, morto ieri nella sua casa romana all'età di 94 anni. Sta ingrandita, non riesce a contenere la folla, anche dei curiosi, arrivata qui per assistere tante le corone di fiori delle istituzioni. Illuso di sé, riderai quel giorno. Riderai, ma non potrai lasciarmi più. Sono terminato.
Nati pochi minuti fa i funerali a Roma di Giulio Andreotti, morto ieri nella sua casa a Roma a 94 anni. La cerimonia in forma strettamente privata, come aveva voluto il senatore a vita, sette volte presidente del Consiglio, la chiesa, quella dove ogni mattina alle 7 Andreotti si recava insieme alla moglie per Ho salvato un minuto di silenzio in memoria di Giulio Andreotti, sette volte presidente. Vede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no.